Martina Adriatica un po' si avvicina alla Milano Sanremo e a tutte le classiche del Belgio, cioè ormai è un evento che anche le case automobilistiche mettono proprio in previsione. Ma guarda, io sentivo l'altra volta appunto gli organizzatori di questa Tirreno Adriatico, insomma, e fra di loro parlavano, c'era Saronni, e parlavano appunto dell'importanza che ha questa manifestazione, della preparazione anche ad altre manifestazioni. Quindi io dico che banalizzare l'evento penso che sia un modo distruttivo per le attività che il territorio sta sviluppando. Cioè, noi abbiamo delle manifestazioni, ce le dobbiamo saper tenere, ma soprattutto saperci lavorare sopra per dare ancora più importanza all'evento. È vero che magari un evento può costare tanto perché alla fine la visualizzazione della manifestazione è di 2 ore o di 3 ore, però insomma, se dovessimo investire dei soldi a livello pubblicitario dovremmo investire più o meno le stesse cifre, se non di più. Insomma, è una cosa che viene verticalizzata su tutto il territorio del Piceno. La parte finale che si farà a San Benedetto, che viene fatta da San Benedetto ormai da parecchi anni, è un evento che richiama l'interesse non solo di tutta la città, ma anche un interesse che è richiamato anche a livello mondiale. Giustamente non poteva mancare il Presidente della Provincia Sergio Loggi, perché già il Presidente del CONI è un evento che si ripete di anno in anno, che coinvolge tutte le Marche, non solo. Oggi la provincia è presente e cerca comunque di portare avanti un progetto culturale, turistico, entrando anche nel mondo dello sport. È una delle corse storiche che viene fatto sul territorio nazionale. Cerchiamo di rispondere nel miglior modo possibile. Poi, ecco, è anche un bigliettino da visita, come dicevo, per tutto il territorio. Noi come provincia, diciamo, il nostro interesse è quello di promuovere questo territorio, di promuovere questa eccellenza che abbiamo, che è il Piceno. Quindi Mare Monti, in questo caso qui parliamo di la corsa dei due mari, passando per i Monti Ascolani. Sammetto sarà l'inizio della tappa finale di questa manifestazione quest'anno, si ripete l'itinerario simile all'anno scorso nella parte finale, quindi il circuito cittadino che comprende anche Grotta a Mare, quindi diciamo abbiamo già sistemato la viabilità, messo i cartelli per i divieti per evitare che le macchine si rintralcino la corsa, e sarà sicuramente uno spettacolo bellissimo da vedere. Quindi un appello anche agli amanti di questo sport di recarsi vicino alle vie interessate per assistere a questo spettacolo. Sempre di più la regione si sta contraddistinguendo negli ultimi tempi proprio per le organizzazioni sportive. Sempre di più grandi eventi vengono organizzati nel nostro territorio, questa la dice lunga per quanto riguarda la bontà sia dell'impiantistica sportiva, ma sia anche per quanto riguarda la bontà dei nostri dirigenti, che garantiscono professionalità. Quando parliamo invece della Tirreno Adriatico, è un appuntamento oramai storico, è un appuntamento che oramai ci rende tutti orgogliosi, perché è sempre più quello che amo dire io, Adriatico che Tirreno, perché sempre di più si vive il nostro territorio. È un qualche cosa che va al di là del lato agonistico, perché se parliamo del lato agonistico sicuramente sappiamo che è la corsa a tappe più importante al mondo dopo i due grandi giri, ma come numero di partenti è sicuramente la più importante in assoluto, ma poi c'ha anche una valenza di promozione turistica, perché avere per 3 giorni nel nostro territorio i fari puntati di oltre 200 televisioni per far vedere le meraviglie del nostro paesaggio e della nostra cultura e quant'altro è qualcosa che veramente ci fa piacere. Sono qui anche per ringraziare il comune di San Benedetto, perché è sicuramente tra i comuni della nostra regione che ospita la Tirreno Adriatico, è quello sicuramente il comune più storico, perché da sempre ha legato il suo nome alla Tirreno Adriatico.